sera per un'altra puntata. È la quinta di questa 24esima edizione e la dedichiamo ai 150 anni del quotidiano La Nazione. Un quotidiano nato e cresciuto a Firenze e che è fra i più longevi quotidiani italiani e diciamo anche fra i più apprezzati della Toscana. Insomma, c'è che dire, è un bel traguardo che viene ricordato in vario modo. Cito soltanto alcune iniziative che l'azienda La Nazione ha già realizzato, come per esempio il bel volume curato da Maurizio Naldini, che è un dipendente della Nazione, fra l'altro del quale abbiamo preparato una scheda. Poi due video, come nasce un giornale e il genio toscano nei 150 anni. Anche di questi video abbiamo tirato fuori alcuni brani. Infine i 150 anni della Nazione sono stati ricordati perfino in una rivista di New York e parleremo anche di questo. Ecco, ne parleremo con gli ospiti che sono qui e che vi presento subito. Alla mia destra Paolo Pellegrini, giornalista professionista, buonasera, capo servizio alla redazione regionale della Nazione. Poi passando dall'altra parte, Paola Saviotti, qui accanto a me, è corrispondente, buonasera, per la zona di Montevarchi, giornalista pubblicista, e poi accanto a lei Antonio Degli Innocenti, anche lui giornalista pubblicista, buonasera, corrispondente per la zona di Rignano sull'Arno. Grazie di essere venuti fin qui. E io subito vorrei incominciare con una domanda che vorrei porre a Pellegrini come diciamo capo della redazione regionale. No, non vuole dedicare. Non è esattamente così, beh, fa lo stesso. Ecco, per un giornalista come lei che lavora ormai da molti anni alla Nazione, parlare di 150 anni di vita di un quotidiano come La Nazione, cosa si prova, cosa si sente? Beh, gioia, grande soddisfazione, il senso dell'appartenenza in questo caso non è soltanto retorica. Devo fare una piccola correzione all'introduzione che ha fatto lei. La Nazione non è uno dei più longevi quotidiani italiani, ma è il più longevo. È il primo giornale dell'Italia moderna, nato, come si sa, dalla intuizione folgorante di quel genio della politica che fu Bettino Ricasoli. Si prova una gioia grande, immensa. La mia storia personale, comincia fin da bambino con il sogno di lavorare alla Nazione e fino da poco più che bambino con i primi articoli, le prime partite di calcio seguite con mezzi di fortuna perché non avevo patente, non avevo mezzi, eccetera, la prima tessera da corrispondente di una zona della provincia di Firenze e poi finalmente il sogno avverato di essere assunto, di lavorare in redazione, di andare fuori a fare servizi come giornalista della Nazione. Presentarsi, ecco, come giornalista della Nazione è veramente qualcosa che riempie. È una gioia grande, 150 anni sono la dimostrazione di una forza vera, la dimostrazione di un progetto di informazione che non è venuto meno ai suoi principi, che possono essersi in qualche modo modificati anche con le modifiche delle tecnologie, con le modifiche della informazione a livello generale, ma che sono rimasti fermi nell'interesse prima di tutto della notizia e del lettore. Alcuni servizi filmati, io vorrei partire subito con questo diciamo servizio simpatico che i 150 anni della Nazione sono stati visti diciamo anche in una rivista di New York, merito di Antonio De Innocenti che è qui presente e che ha mandato un suo articolo e gliel'hanno pubblicato in questa rivista di New York. Antonio ce lo farà vedere. Ora intanto partiamo subito con il servizio. Il servizio è stato montato da Giovanni Fantoni. Vediamo insieme. Arrivare a New York un po' per caso. Avevo avuto l'occasione di conoscere coloro che erano la comunità italiana della città più importante sicuramente degli Stati Uniti ma anche del mondo. Nel cuore di questa grande città, di preciso a Brooklyn, riuscii a scoprire la sede di un grande giornale per la passione e per
l'entusiasmo che mettevano nel conoscere la storia del nostro paese. È da qui che siamo arrivati a raccontare la storia della nazione. Io ormai collaboravo con la rivista da 2 anni e in occasione dei 150 anni della nazione ebbi occasione di parlare del nostro giornale. Fu una cosa molto, molto semplice, molto carina. Ci fu uno scambio di lettere, uno scambio di corrispondenza dove il caporedattore della redazione newyorkese mi chiedeva con precisione: perché questo grande spazio per la nazione? Perché vuoi raccontare della nazione? Era un giornale già conosciuto, la nazione, però si chiedevano qual era la cosa particolare e perché io ci tenevo in maniera particolare. Questa cosa la spiegai in pochissime parole, perché la nazione non era soltanto un grande giornale italiano, ma era un giornale che aveva accompagnato l'Italia nel corso della sua storia, vantando il fatto di essere anche il giornale più antico d'Italia. Di questa cosa furono subito colpiti quando si parlava della storia d'Italia. Come, mi venne chiesto, la storia d'Italia? Sì, spiegai io semplicemente, era proprio questa la particolarità che ha la nazione rispetto agli altri grandi giornali italiani. Oltre a, non già detto, essere il più antico giornale d'Italia, aveva accompagnato all'indomani della pace di Villafranca tutta la storia del nostro paese, dall'Unità d'Italia, e questo lo era stato grazie all'impegno del conte Bettino Ricasoli, conosciuto anche come il Barone di Ferro. Proprio sul finire dell'Ottocento ci saranno le prime cronache che provenivano appunto dagli Stati Uniti, e questa è anche una cosa interessante che ha colpito molto la comunità italiana di New York, che comprende anche un buon numero di persone, perché proprio l'interesse del giornale a sapere cosa stava accadendo dall'altra parte del mondo, ma non soltanto per quello che era l'America, ma anche per i nostri compatrioti, per le cose carine dei nostri concittadini che vivevano negli Stati Uniti. Fu anche nel 1930 che la nazione si occupò dei nostri, come si potrebbe dire, con un titolo alquanto curioso sull'argomento: Un gangster chiamato Al Capone. Fu uno dei titoli che la nazione dava in quegli anni e che faceva conoscere forse i lati peggiori dei nostri compatrioti, ma sicuramente seguiva le vicende e la storia che parlavano dei primi emigranti italiani. La nazione ha sempre parlato, ha sempre guardato con un occhio di riguardo a quello che è la grande comunità e un grande scambio culturale tra gli italiani del nostro paese e gli italiani che si trovano fuori dal nostro paese. Sul finire dell'Ottocento e per tutto il Novecento era stata la nazione a parlare dei nostri concittadini all'estero. Oggi, invece, in occasione dei suoi 150 anni, la festa della nazione ha travalicato i confini del nostro paese, arrivando fino negli Stati Uniti, dove qualcuno, diversamente da come era in precedenza, ha voluto parlare di questo grande giornale a tutti i nostri concittadini italiani a New York, che hanno apprezzato di gran lunga la storia del quotidiano più antico d'Italia. Ecco, insomma, Antonio, facci vedere questa rivista, perché mi sembra che, per dimostrare che non è un falso. Non è un falso, è originale, ecco. Falla vedere per bene, ecco, alla telecamera. Si chiama questa rivista? L'Idea. L'Idea. Edita a New York, appunto, come stavamo dicendo, nel cuore di Brooklyn, è un bimestrale e con una particolare attenzione guarda la storia d'Italia, perché questi sono i nostri concittadini, appunto, negli Stati Uniti. E questa cosa li ha appassionati molto, ecco, la storia della nazione. Bene, insomma, è stata una bella iniziativa, quindi possiamo dire per voi dipendente della nazione, che con orgoglio la nazione è stata messa alla ribalta anche di una rivista italiana a New York. Assolutamente, ma si vede quello che dicevo prima, il senso d'appartenenza. Antonio è uno degli ultimi acquisti, degli acquisti più recenti nella famiglia, chiamiamola così con un pizzico di retorica, ma insomma si capisce cosa voglio dire, della nazione. Però
si sente, dalle cose che ha detto, si sente la gioia dell'appartenenza. Ecco, questo è uno dei motivi di forza. Ecco, di ora io vorrei farvi un'altra domanda, tutti e tre, rispondete meglio che ritenete più opportuno, ma la nazione, si è detto, dopo 150 anni continua ancora ad essere apprezzata, in Toscana senz'altro, ma insomma anche in Umbria, nelle Marche, in queste regioni diciamo vicine a noi. Ma dov'è il segreto di questo apprezzamento? Dov'è il segreto? Ci deve essere un motivo. Cioè, non è solo perché i giornali sono anche cresciuti nel tempo, no? In questi 150 anni. Altri sono venuti avanti. Però la nazione rimane a essere gradita, molto gradita. Detto da Fiorentino non se ne parla, insomma. Beh, abbiamo visto che è gradita anche all'estero, no? Quindi anche dagli italiani all'estero, quindi viene percepita sicuramente come un giornale così che ha un fascino. Io credo che la Nazione sia intanto il giornale dei toscani, un po' naturalmente per la storia importante che abbiamo visto avere alle spalle, ma io ritengo che molto dipenda anche dall'organizzazione, dalla strutturazione che è riuscita a darsi questo giornale, perché ha una penetrazione territoriale veramente invidiabile attraverso, diciamo, tutta la rete, no? Delle redazioni provinciali, ma anche di tutti i corrispondenti e di tutti i collaboratori che sono sparsi sul territorio e che hanno dei rapporti molto profondi con questo territorio. E credo che un altro punto di forza della Nazione, che non vedo negli altri quotidiani, negli altri giornali, è proprio anche questa capacità di essere percepita un po' come il giornale che dà l'informazione a chilometri zero, no? Per usare un termine ricorrente, cioè riesce ad accorciare molto la filiera della notizia, cioè il lettore si sente partecipe, vive il rapporto con il corrispondente, lo vive in maniera molto diretta, molto sentita, perché sa di poter contare su un referente che è testimone delle sue opinioni, anche dei suoi problemi, delle sue situazioni, e che dà spazio poi sia al problema di per sé, del cittadino quindi, ma poi trova e cerca anche le risposte degli interlocutori che devono soddisfare questi bisogni, quindi diventa un po' come un tramite, no? E questo naturalmente è un grosso punto di forza, soprattutto per quanto riguarda le cronache locali, ovviamente. Infatti non è un caso che la Nazione venga percepita appunto come un giornale estremamente serio, cioè l'ha detto la Nazione, no? Io voglio essere pubblicata, la mia opinione deve essere pubblicata sulla Nazione. Io spesso partecipo, sono la corrispondente da Montevarchi, dunque partecipo ai consigli comunali di Montevarchi, e spesso e volentieri sento che l'articolo della Nazione diventa anche elemento di scontro politico in aula, viene letto proprio il pezzo della Nazione, viene discusso. Quindi questo appunto ci accredita, diciamo, come interlocutori principali. Altri? Vede, mi fa piacere che a dire cose di questo genere, che a dire quello che è stato detto finora, sia stato prima Antonio con la presentazione bellissima del suo articolo, che io ho anche voglia di leggere tra l'altro, del suo articolo che ha fatto nel servizio che abbiamo visto prima, che ha dato il senso della forza di questo giornale come tradizione, come storia, diciamo. Filo, come fil rouge della storia di questo paese, e non solo di questo paese. Noi non dobbiamo dimenticare, ora si rischia sempre di raccontare le stesse cose, ma è bene che si sappiano, insomma, è bene che si ripetano che la Nazione ha avuto sempre le più grandi firme da quando il giornale è nato. Avevamo un certo signor Dumas che seguiva l'impresa dei Mille, e poi i grandi personaggi della cultura, quindi questo è un filone, ma fa piacere. E fa piacere personalmente anche perché, io ripeto, io ho cominciato come corrispondente di provincia, però adesso sto in redazione da anni. E quindi questo forse si percepisce un po' meno. Ce lo diciamo che siamo forti, che nonostante che siano nati tanti altri giornali, siano nati e cresciuti, cioè non siamo più soli, perché per un po' di tempo eravamo soli, eravamo forti, forti per forza. Adesso non siamo più soli, anzi la Covata, la Nidiata è cresciuta parecchio, e siamo comunque sempre il giornale più letto e più richiesto. Perché? Ecco, fa piacere sentire che il rapporto con il territorio è ancora così forte, così sentito, così partecipato anche dalla gente che
ci tiene a che la sua opinione sia pubblicata dalla Nazione. Scusi, intanto che il Corriere ha fatto la cronaca di Firenze. Capisci, quando ti trovi, voglio dire, l'ingresso di corazzate come sono i due grossi quotidiani, i due più grandi quotidiani nazionali, che uno da 20 anni, l'altro da un anno poco più, insomma, quasi 2 anni, sono arrivati e fan cronaca e hanno alle spalle anche tutta la struttura, tutta l'organizzazione, tutta la tradizione, per carità, perché no, dei grandi giornali, dei grandi quotidiani nazionali, ecco, sapere che ancora, e poi ci sono i giornali locali che sono anche forti sul territorio, sapere che ancora La Nazione è il giornale più letto, La Nazione è il giornale di riferimento dall'Umbria alla Liguria orientale e soprattutto nel grande bacino della Toscana, insomma, questo è evidentemente grande senso. Si spiega in questo modo, si spiega, e soprattutto poi si spiega con l'approccio alla notizia, l'approccio all'informazione. Si fa informazione seria, si fa informazione corretta, si fa informazione verificata, soprattutto sul territorio, che è importantissimo, perché come diceva Paola prima, la presenza è capillare, 18 redazioni locali. Il segreto sta nel territorio. Il segreto sta nel territorio. Antonio, il segreto? Io sostengo appieno le tesi di entrambi. Voglio aggiungere qualcosa rilegandolo al discorso storico. È un fatto anche molto rilevante la storia e l'innovazione che la Nazione ha avuto negli anni. Si parlava appunto prima del discorso. Tra le curiosità della Nazione che sviluppò, fu la prima anche a fare uso delle agenzie. All'inizio si chiamava Agenzia Stefani e che oggi l'ANSA, e la Nazione ha studiato il giovane. Può vantare anche questo primato. Io rimango sempre comunque, quando vado in sede a Firenze, rimango sempre un attimo a guardare la Linotype, pensando che da un giornale che uscì in poco più di 8 ore, 1000 copie per Firenze, all'indomani della pace di Villafranca, alla versione full color, e a oggi che siamo, insomma, uno sviluppo ben diverso con altre 3 compagnie, diciamo, il Resto del Carlino e Giorno, e fa parte del gruppo di cui fa parte la Nazione. Ecco, poi penso anche alla capacità di scegliere collaboratori che ci credono, no? Nel lavoro che fanno, perché ora sì, Antonio è giovanissimo, però c'è questo grande entusiasmo, diciamo, di fare questo lavoro, no? Sì. Quello che ci ha portati poi tutti quanti a investire tempo, fatica, perché poi il lavoro del corrispondente è anche un lavoro, diciamo, senza orario, no? Un lavoro che ti chiamano la domenica, la sera, cioè sei sempre disponibile. Anche. Paolo ricordava prima Dumas, tantissime altre penne nobili sono passate alla Nazione, da Carducci a De Amicis, tra cui Ardengo Soffice, Regnanese, questo ecco. Ecco, allora vediamo il servizio che ci hanno preparato Linda e Alessandro Gambassi sul libro curato da Maurizio Naldini. Vediamo insieme la scheda. Era il 19 luglio del 1859 quando uscì il primo numero ufficiale del quotidiano fiorentino La Nazione, il più antico tra quanti sono arrivati fino ad oggi. E il nome che si scelse non era casuale, si trattava di anni decisivi per la nascita dell'Italia come nazione, che si voleva favorire anche attraverso la fondazione di un quotidiano. Fu Bettino Ricasoli, secondo i racconti dei protagonisti dell'epoca, che volle a pochi giorni dall'armistizio di Villafranca la pubblicazione del primo numero. Per i primi 10 anni La Nazione lavorò per un'unica grande causa, l'Italia unita. Sono passati 150 anni dalla fondazione, La Nazione celebra questa straordinaria ricorrenza facendo parlare il giornale stesso. Ecco dunque una pubblicazione che ripercorre la storia del quotidiano attraverso le sue firme illustri, i suoi titoli, le sue foto e perfino la sua pubblicità. Un'antologia di pagine che porta a rivivere le passioni, i vizi, le virtù, gli entusiasmi e i drammi di un popolo intero. Sfogliando l'archivio del quotidiano si scoprono prestigiosi pezzi della storia del giornalismo in Italia.
Ecco che troviamo Alessandro Dumas padre, inviato al seguito dei Mille, grazie al quale le notizie della Sicilia si diffondono per la prima volta anche nell'allora lontanissima Toscana. Ecco ancora il primo inviato all'estero, Edmondo de Amicis, che nel 1872 è in Spagna per raccontare di corride e toreri. E poi il primo grande reportage fotografico che illustra nel 1909 il terremoto di Messina a 2 settimane dall'avvenimento. Tantissimi altri nomi prestigiosi sono apparsi negli anni nelle pagine della Nazione. Giosuè Carducci affidò al quotidiano i suoi commenti sulla scolarizzazione. Collodi, padre di Pinocchio, fu tra le prime firme del giornale e lo troviamo a raccontare il giorno dell'annessione della Toscana al Piemonte nel 1860. Un delirio sublime, scrive, che Tavolozza non saprebbe dipingere, né accento esprimere, né penna raccontare. E poi ancora i pezzi di Giovanni Papini, le recensioni di Eugenio Montale, i racconti di Domenico Giuliotti. La Nazione segue gli interessi emergenti e le mode di un paese. La nascita delle prime passioni sportive di massa, il ciclismo, il calcio, le corse automobilistiche. I caffè concerto di fine Ottocento, versione moderna dei ricevimenti nei salotti borghesi. I successi e gli insuccessi delle opere di Verdi o Puccini. E poi gli avvenimenti che hanno segnato il Novecento, le guerre mondiali, la trionfale descrizione del periodo fascista, l'epoca repubblicana. Arrivano con sempre maggiore tempestività le notizie dall'estero, lo sbarco sulla Luna, l'assassinio di Kennedy, il crollo dei regimi dell'Est. Sempre però con un occhio alle passioni popolari, alla cronaca rosa e nera. Una storia, quella raccontata nella pubblicazione dei 150 anni della Nazione, che parte da Firenze, dai suoi eventi e personaggi e che si allarga con il tempo su una veduta più ampia, l'Italia, l'Europa, il mondo. Ecco, ringraziamo Linda e Alessandro Gambassi per questo bel servizio sul libro di Maurizio Naldini. Ora, prima di farvi vedere anche gli altri due servizi che abbiamo tratto dai video che ci ha fornito la Nazione, vorrei affrontare, sempre brevemente, perché i nostri tempi, per quanto lunghi, sono sempre brevi, affrontare un argomento che è attualissimo, la libertà di stampa. Ma veramente in Italia manca la libertà di stampa? C'è qualche bavaglio di troppo oppure non ce n'è nessuno? Com'è secondo voi la situazione? È un problema posto male. Come si fa a dire esiste la libertà di stampa? Certo che esiste la libertà di stampa. Chi può dimostrare il contrario? C'è una censura di regime come in altre epoche o in altre situazioni, in altre zone del mondo? Oggettivamente non pare, non sembra. Esiste la libertà per le aziende editoriali e quindi per per la complessa macchina che si traduce nella formazione dell'informazione quotidiana, formazione dell'informazione quotidiana, di stabilire come informare su i fatti principali, di stabilire quale risalto dare, quale scaletta scegliere per l'informazione quotidiana, quale risalto dare a un fatto piuttosto che a un altro. Libertà di stampa non può essere il racconto di cronaca di un incidente stradale. Lì si tratta di professionalità, si tratta di rispetto della verità, cioè dell'accaduto, e eventualmente di saper maneggiare bene l'uso delle cosiddette fonti dell'informazione. Quindi questo lo escludiamo. Per quanto riguarda poi invece l'interpretazione dei grandi fatti, l'interpretazione della vita politica, questo è la libertà di ogni giornale di scegliere come schierarsi. Schierarsi non è un delitto. Se si intravede in un progetto
politico, amministrativo, sportivo, una linea da sostenere. E qual è? Che delitto è sostenerla? Quindi non mi sembra che si possa porre il problema se esiste o no la libertà di stampa. La libertà di stampa c'è. Chiediamoci se esiste una correttezza nella gestione di questa libertà. E qui il discorso cambia, perché effettivamente, e non la voglio, per carità, monopolizzare questo spazio, perché effettivamente in questo caso, in questo secondo aspetto, ci possono essere anche interventi più o meno corretti. Ma io se posso voi corrispondenti il problema sì. Si pone meno magari no, però si pone in maniera diversa, ecco. Assolutamente. Intanto comunque volevo dire che in un paese dove ovviamente ci sono degli editori che fanno anche altro e che controllano alcuni gruppi oppure alcune situazioni, è noto il caso del Sole 24 Ore, che è voce di Confindustria, eppure è il principale quotidiano che si occupa di economia, no? Certo. Quindi è ovvio che il corrispondente che lavora o il giornalista che lavora per questo quotidiano sa che rappresenta degli interessi e quindi la sua libertà di stampa, diciamo, è condizionata a questo. Allora bisogna leggere anche la realtà, diciamo, così come è strutturata nel nostro paese. Per quanto riguarda quello che diceva Paolo, sono molto d'accordo invece che poi lì entra in gioco anche Paolo Pellegrini, qua siamo tanti Paoli questa sera, entra in gioco molto la serietà del professionista e della linea editoriale. Per quanto riguarda invece poi il cronista locale, diciamo, ha altri ordini di problemi. Io credo che il giornalista, il corrispondente, c'è il collega che me lo potrà sicuramente confermare, ha una grande libertà di manovra nella scelta della notizia, perché non è condizionato dalla politica sul territorio, ma dall'importanza che può avere la notizia per il lettore. Questo è il discrimine che ci muove quotidianamente e abbiamo nella scelta della notizia, io credo, l'ampia libertà di manovra. C'è anche da dire che eventualmente la libertà di informazione del corrispondente è invece limitata da altre, almeno limitata no, ma insomma c'è un tentativo, diciamo così, comunque di manovra che non viene dalla linea editoriale del giornale, bensì dal territorio. Mi spiego, non è difficile avere delle pressioni per pubblicare una notizia piuttosto che un'altra, oppure per dover... È un po' condizionato, ecco. In questo senso forse la libertà di informazione è più condizionata da altri fattori che non dipendono però dalla linea editoriale del giornale. Indubbiamente vi è una libertà per quanto riguarda noi corrispondenti delle varie zone, anche perché comunque c'è un rapporto di fiducia con la stessa redazione che interagisce direttamente con noi e che non vive, d'altra parte non lo può fare, non vive direttamente il territorio dove abitiamo. E casomai l'unico problema legato a una libertà, se tra virgolette vogliamo dire in questa maniera, è forse anche, può essere un vantaggio o uno svantaggio abitare nello stesso territorio dove ognuno comunque ha una circoscrizione d'amici, di conoscenze, e quindi ecco, e a volte qualche notizia insomma, qualche... ti tirano un po' la giacchetta detto, però ecco non si pone il problema della libertà di stampa per quanto riguarda è un grande lavoro che loro fanno, comunque è proprio un grande lavoro questo, intanto il passare al setaccio, e in questo caso io sono convinto che invece abitare, essere proprio residente in loco, credo che sia un grande vantaggio, perché parlo per esperienza personale. Io abitavo nel comune di Greve in Chianti per un certo periodo di tempo, ho fatto il virgolette corrispondente per Scandicce e per Bagnarripoli. Bagnarripoli era vicino e era una realtà che conoscevo bene, Scandicce un po' meno, e c'è stata un po' di fatica proprio a non tanto nella presenza fisica quanto nell'imparare a vagliare, nell'imparare a capire quanto valesse davvero la notizia o la tirata di giacchetta, perché le tirate di giacchetta per il corrispondente locale sono veramente all'ordine del giorno. Loro fanno un grande lavoro nel riuscire soprattutto a segnalare bene a una redazione che piano piano impara a capirle le dinamiche locali, però non c'è dentro, e quindi invece... altro che libertà di stampa, ecco. Ecco, allora prepariamoci ora a vedere i servizi che ci hanno preparato Stefano Sati. Il primo riguarda la storia dei 150 anni del giornale, del quotidiano La Nazione. Vediamo insieme.
Toscana, in Umbria, nella provincia di La Spezia, ogni città ha il suo giornale. I lettori sanno di poter contattare facilmente la loro redazione, consultare il proprio sommario, leggere nelle cronache locali le notizie dai più piccoli centri. Ma un solo giornale, con oltre 200.000 copie vendute e una diffusione in continua crescita, raccoglie le notizie di tutte le città, i comuni, i paesi, anche i più piccoli della Toscana, dell'Umbria e di parte della Liguria. Questo giornale è La Nazione. Se potessimo comprarlo così, tutto insieme, questo giornale che ha 15 edizioni e 110 pagine, si presenterebbe sotto questa forma. È sicuramente un record, nessun altro giornale compone ogni notte un così elevato numero di pagine. È il lavoro quotidiano di 242 tipografi, 204 giornalisti, 199 impiegati. Un record, ma non è l'unico. Infatti La Nazione è il più antico quotidiano in Italia che c'è a larga diffusione. Nacque nel 1859 per sostenere il barone Ricasoli e i risorgimentali toscani nella lotta per l'annessione al Piemonte. Da allora, escluso il periodo dell'ultima guerra, è uscita pressoché senza soste. Non riuscì a fermarla neppure l'alluvione del 66, quando la nuovissima rotativa finì sotto l'acqua dell'Arno. Il suo primo inviato si chiamava Alessandro Dumas Padre e scrisse le cronache dell'impresa dei Mille. Poi fu la volta di Edmondo De Amicis, al quale toccarono le corrispondenze della Breccia di Porta Pia e della presa di Roma. Ci fu un periodo nel quale Carducci faceva la critica letteraria, Capuana quella teatrale, con Lodi i pezzi di costume. In altre epoche troviamo le firme di Manzoni, Matilde Serao, Papini, Prezzolini e tantissimi altri. Queste pagine conservano per intero, giorno dopo giorno, la storia del nostro giornale. Ma come avete capito, la storia della Nazione è strettamente collegata a quella d'Italia. Non è facile capire dalle colonne di un quotidiano cosa diventerà importante e cosa è destinato a finire in 24 ore. Così può accadere che Darwin e la teoria dell'evoluzione non vengano prese sul serio, che si giudichi una fatica inutile il canale di Suez, che ci si chieda quanto potrà durare una mostruosità come la Torre Eiffel. Ma qualche volta, anche attraverso lo strettissimo punto di osservazione della cronaca, si vede giusto. I pericoli della camorra, e non solo in politica, ma anche nello sport, nel turismo, nel costume, nelle interviste. D'altra parte, capire la storia che si snoda, incertissima, giorno dopo giorno, non è compito di un quotidiano. Può esserlo, invece, tenere a battesimo fenomeni di costume destinati a cambiare il mondo. La Nazione è tra i primissimi quotidiani a scoprire i vantaggi della pubblicità. Sono inserzioni timide, curate nei particolari, eleganti, che vogliono convincere e non ancora sorprendere. Così, mentre cambia la realtà, il giornale contribuisce a farla cambiare e cambia lui stesso. Sfogliare queste pagine significa ricostruire passo dopo passo le incertezze, le tragedie, gli entusiasmi, dalle origini dell'Italia unita fino ad oggi. Nessuno storico ormai può fare a meno di consultarli. E oggi? A partire dalla fine dell'Ottocento, il giornale veniva composto con macchine come questa, una Linotype. E io ricordo di aver visto questa macchina in funzione una quindicina d'anni fa, in tipografia, questa e tante altre. Ecco, tutto converge qui, nel cervellone centrale. Ormai siamo al punto che una parola scritta in qualunque momento, in qualunque luogo, mai si materializza prima di venire stampata sul giornale. Bene, tutto questo fa della Nazione uno dei giornali più apprezzati dai giovani.
e questo è anche provato dagli ultimi dati che abbiamo, che dicono che un lettore su 15 ha meno di 17 anni e uno su 6 è al di sotto dei 24. Questi sono dati che smentiscono un luogo comune, quello che vorrebbe i giovani lontani dalla lettura e attratti soltanto dallo schermo televisivo. Se i giovani leggono il nostro giornale è perché hanno capito che la TV mostra le notizie, ma il quotidiano le racconta, le commenta, spiega come e perché un fatto è avvenuto. Il giornale offre indicazioni indispensabili. È dunque un servizio. E allo stesso tempo fa circolare le idee, fa da ponte verso la cultura. Insomma, giornali e TV sono complementari. Se ciò avviene alla nazione è perché proprio noi, che abbiamo 130 anni di storia alle spalle, abbiamo ben chiaro il nostro futuro. È per questo, forse, che 1.400.000 persone leggono ogni giorno il nostro giornale e aumentano ogni anno. Ecco, siamo rientrati, avete visto il primo video della Nazione sui 150 anni di storia della Nazione, gli elementi più importanti. Ora c'è l'altro video che riguarda il genio toscano dei 150 anni. È simpatico, molto simpatico anche questo. Vediamolo insieme. Non è un caso se Leonardo e Galileo nacquero uno a Vinci e l'altro a Pisa. Più volte scienza e cultura in Toscana hanno confermato una notevole vitalità. In Toscana, i primi passi di un'industria moderna datano all'inizio del XIX secolo, quando Follonica inaugurò le prime fonderie italiane e Larderello gli impianti estrattivi dell'acido borico. Un maggiore slancio industriale si verificò dopo la formazione dello Stato unitario. L'Italia ottocentesca rimaneva ancora un paese povero e arretrato. Il 70% della sua popolazione viveva di agricoltura. La campagna di quei tempi non era certo imprenditorialmente molto avanzata, con agriturismi e colture di serra come quella odierna. A partire dalla metà dell'Ottocento, Firenze fu al centro di un fervore editoriale in chiara sintonia con gli obiettivi di sviluppo e civiltà legati al Risorgimento. La città, capitale provvisoria del regno, si preparava ad accogliere 20.000 funzionari statali. In quel contesto venne fondata nel 1859 La Nazione, la più longeva testata giornalistica italiana. Tutta la Toscana avviava un dinamico processo di modernizzazione. Furono i toscani Eugenio Barsanti e Felice Matteucci a ideare e costruire, nel 1853, un promettente dispositivo, il motore a scoppio. Altre scoperte, avvenute tra XIX e XX secolo, interessarono direttamente la regione. Un posto d'onore spetta qui al padre del teletrefono, così lo chiamava lui. Negli anni giovanili Antonio Meucci fu macchinista qui al Teatro della Pergola e ha lasciato in eredità al teatro, che ancora lo conserva, quello che viene considerato unanimemente un antenato del telefono, pur non avendo alcuna componente elettrica. Si tratta di un tubo in rame che permetteva di portare la voce dal piano di palcoscenico fino alla graticcia, dove i macchinisti eseguivano i movimenti che servivano per la realizzazione degli spettacoli. È considerato anche il primo reale interesse pratico di Meucci nella trasmissione della voce a distanza. Nel 1894, Filoteo Alberini ebbe occasione di osservare il kinetoscopio di Thomas Edison, una macchina a manovella che permetteva di vedere al suo interno alcuni fotogrammi in rapida successione. Due mesi dopo, Alberini inventò il kinetografo, apparecchio per la ripresa e la proiezione. Verso la fine del secolo, Alberini fondò a Firenze la prima sala cinematografica italiana.
Pochi anni più tardi sorgeva in provincia di Pisa la prima stazione radio d'Italia. Finalmente la società civile disponeva del tempo libero. A cavallo tra i due secoli, la borghesia europea scopriva i sani piaceri della villeggiatura. Livorno e Viareggio furono città pioniere degli stabilimenti balneari italiani. Il Novecento inaugura anche un cinquantennio di grandi guerre, utopie politiche e movimenti artistici. La Toscana è culla del Partito Comunista Italiano, del D'Annunzio esteta del superuomo e dei futuristi cantori della macchina. Le due guerre mondiali impressero una profonda accelerazione ai metodi produttivi della grande industria e mutarono il ruolo della donna nella società. Toscana rimane un sinonimo di ingegno e maestria, specialmente per quanto riguarda l'arte applicata, ambito dell'attività artistica dedicato alla produzione industriale. Questo confine tra l'artigianato e la manifattura in serie è luogo di una competizione accanita. Tessuto a Prato, marmo a Carrara, pellami a Santa Croce sull'Arno. Il progresso tecnico sostiene ogni ambito del sapere e dell'economia. La Toscana delle mille imprese di una realtà sempre mutevole, in cui appare determinante mantenere un partecipe rapporto tra avvenire e memoria. Energia e ambiente. Benessere e ricerca. Rendere questi valori agibili a tutti, permettere l'approfondimento delle conoscenze e garantire un ampio accesso all'informazione sono requisiti indispensabili per una democrazia moderna. Ringraziamo anche Stefano Sati perché ha saputo tirar fuori dai video sono degli elementi essenziali per farci capire i 150 anni di storia e qualcos'altro. Ecco, ora ci avviamo alla conclusione, non so se vi siete resi conto che sono partiti 40-45 minuti, ma dobbiamo finire perché ho in programma una domanda che mi sembra d'obbligo. Parlateci un po' del vostro lavoro, perché la gente magari il giornale lo vede bello e fatto, non si rende conto cosa ci sta dietro prima che la mattina possa essere acquistato all'edicola. Prego. Beh, intanto bisogna cercare le notizie, che è la cosa che riempie il giornale, e non è facile, soprattutto su un territorio, no? Io parlo di un territorio piccolo come può essere il Val d'Arno, o comunque una città come Montevarchi, non è sempre facile. Allora bisogna essere estremamente abili nel crearsi una serie di relazioni importanti sul territorio, per essere anche presenti in tempo reale sul fatto, sulla notizia, sull'evento da segnalare. Quindi un lavoro di semina prima, no? Molto importante. Poi appunto un lavoro di ricerca della notizia e di valutazione della notizia, che è anche questo molto importante, e di verifica per dare notizie che siano, come dire, affidabili, attendibili e sicure. E credo anche con una capacità di intuire dove c'è la notizia anche in un fatto che banalmente sembra normale, no? Quella capacità del giornalista di leggere fra le righe e di esaltare, diciamo così, un aspetto che forse ai più magari può passare inosservato, ma che in realtà è la notizia, e questo senza falsare la realtà, quindi difficilissimo. Tenendo le antenne ben ritte. Antonio? Penso di sostenere appieno la tesi espressa dalla collaboratrice e vorrei aggiungere solo una piccola cosa. Si parlava prima di passione, abbiamo visto l'ultimo servizio secondo me è molto indicativo perché parla appunto delle nostre zone e anche, come dire, la passione nel conoscere, questo vorrei aggiungere, e scoprire ciò che c'erano appunto i nostri territori, che sono anche zone piene di storia. Si diceva appunto
che dal mio paese, che è un piccolo paese, viene Ardengo Soffici, che fra l'altro era collaboratore della Nazione, ma che comunque di cose da dire e da raccontare anche sul giornale Oggigiorno se ne può avere. Come ci possano essere questioni di cultura di vario genere, e quindi ecco, anche un'importante ricerca, se uno la può fare o uno ha passione, per quanto riguarda proprio, ecco, la nostra zona. Paolo? Sì, riflettevo su quello che stava dicendo Antonio, su quel servizio, un grande giornale per un grande territorio, ecco i motivi della forza, no? Una simbiosi perfetta tra questo giornale e questo grande territorio pieno, così, così pieno di genialità. Il mio lavoro è, in apparenza almeno, un pochino meno romantico, un pochino meno affascinante anche di quello del corrispondente. Noi lavoriamo all'interno della redazione, noi ci incontriamo la mattina per cominciare a valutare come si dovrà fare il giornale, parlando tra capiservizio, parlando quindi nella rete dell'informazione fra le redazioni, con il direttore. Si comincia con le prime riunioni a stabilire quello che sarà l'ossatura del giornale e poi si procede con la confezione. Ecco, meno affascinante, meno importante, meno romantico, meno importante, si dice male. Però un lavoro che richiede sempre una grande attenzione, per esempio con il controllo continuo dei messaggi d'agenzia, per capire che cosa il territorio suggerisce nell'evoluzione della giornata e nell'evoluzione della notizia. E poi la confezione che deve essere la migliore possibile, perché al lettore che spende vogliamo offrire un bel prodotto, sul quale poi una volta finito non si torna più, non ci si rimettono più le mani, e che purtroppo il giorno dopo è già morto. Quindi è un lavoro proprio in divenire, che al momento, al suo culmine... C'è questo senso del fiore appassito, un pochino dà questo brivido. 24 ore. Sì, però ecco, questo è il lavoro. Però ci stimola a fare il lavoro. Però ti stimola a ricominciare il giorno dopo, quindi, infatti, ecco. Sempre cercando di... E ogni giorno è un giorno nuovo. È un giorno nuovo. È un lavoro sempre diverso, ogni giorno. Arrivo 24 ore su 24. Non c'è dubbio. Mi pare che ormai possiamo anche chiudere questa nostra... conversazione. Mi pare che anche noi nel nostro piccolo abbiamo ricordato un evento importante, non abbiamo voluto fare assolutamente uno spot pubblicitario alla Nazione, ma ricordare un evento importante come quello di 150 anni di un quotidiano, e la Nazione poteva essere un altro quotidiano, ma in questo caso la Nazione che ha compiuto questi anni. Io ringrazio molto i miei ospiti per le cose che ci hanno detto e ringrazio anche i collaboratori per le cose che ci hanno fatto vedere. A ricordo di questa serata io dono loro questo bel volume, La Cattedrale di Fiesole, è la madre della nostra Firenze, che è stato pubblicato proprio qualche mese fa ad opera del Servizio Editoriale Fiesolano, e ve lo regalo volentieri a ricordo. E ricordo anche le repliche di questa puntata, come sempre, il sabato e la domenica, rispettivamente alle 17 e alle 12.15 la domenica. Vi ricordo anche Segno 7 News, il notiziario delle diocesi di Fiesole, Arezzo, Cortona e San Sepolcro, che va in onda il venerdì alle 17.30, il sabato alle 12.30 e la domenica alle 9.30. Ora vi do un nuovo programma per mercoledì prossimo, 11 novembre, un nuovo tema, Le Misericordie Oggi. Ospite in studio Gabriele Brunini, Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, Sergio Passerotti, Governatore della Misericordia di San Giovanni Valdarno, e alcuni volontari. Ora ci salutiamo, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo. Arrivederci.